Queste le immagini di una donna che viene aggredita, aggredita da un uomo che tra le mani ha un martello. È stato terribile perché continuava a dire spacco tutto, riferito al condizionatore, ma il condizionatore è spento da ottobre. Queste le immagini di una donna impaurita, spaventata, mentre un uomo la insegue, urlandole contro. È accaduto tutto all'improvviso. È successo a Modena, ci troviamo nel centro storico. Milena, una donna di 53 anni, lavora in questa pasticceria. A un certo punto entra un uomo di 42 anni che abita nello stesso stabile dove si trova l'attività commerciale. In mano ha un martello. In mano aveva questo martello che continuava ad agitare nei miei confronti e lo continuava a muovere sventolandolo sempre con queste farneticazioni. Insisteva continuamente sul discorso condizionatore, parlava di soffioni anche. Il condizionatore della gelateria, questa sarebbe la causa che ha dato inizio ad una terribile aggressione. Non avevo via di scampo perché ha cominciato a correre avanti e indietro dal laboratorio questo martello. Come ho visto la via di fuga sono uscita e sperando che qualcuno mi desse una mano perché a fronte di un martello non sapevo come difendermi. Poi Milena è fuggita per strada inseguita dall'uomo. Un vicino ha capito la situazione e si è messo tra me e lui e mi ha fatto da scudo col suo corpo. Scene di violenza consumate per strada davanti alla gente sotto shock. Non si fermava, mi voleva colpire a tutti i costi. Poi viene immobilizzato nell'intervento delle forze dell'ordine che salvano la vita di Milena. Sono stata ricoverata 7 giorni in ospedale e la paura che provo è quella che ho vissuto in quei momenti. Quei momenti sono difficili da dimenticare.